Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero vada tutto bene. Benvenuti nel mio canale con un nuovo video. Oggi sono particolarmente felice perché da me c'è il sole. Fatemi sapere da voi com'è il tempo, che sono curiosa. Prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per essere attivi per ogni mio video e mettere un bel like se vi piacerà questo video. Oggi vi porterò i preferiti di febbraio, giusto perché sono andata a rifornire il mio armadio, quindi ho deciso di mostrarvi i vestiti. Non voglio annoiarvi, quindi video non preoccupatevi, non sarà lunghissimo e soprattutto se vi piacerà vi mostrerò la seconda parte. Inoltre fatemi sapere nei commenti se vorreste dei video in cui vi dico i negozi in cui vado maggiormente a comprare vestiti oppure un video dove indosso i vestiti così per avere maggiori consigli. Ho detto tutto, mi sembra di sì di non aver perso niente, ma per qualsiasi cosa scrivetemi pure nei commenti e iniziamo. Come primo vestito amante delle gonne, non potrei che non mostrarvi una gonna perfetta per le serate. Allora, è formata da un elastico in vita, non si vede, scusate, spero l'abbiate visto. E praticamente ha, allora, dentro ovviamente ha il tessuto trasparente, sì, scusate, nero, mentre il fuori è trasparente. E davanti corto e dietro si allunga ancora di più, quindi cioè, immaginate dietro che vi resta tutto il velo lungo. Perfetta. Quindi straconsiglio per gli amanti delle gonne, ovviamente, o per chi comunque volesse provare a entrare in questo mondo. Come seconda parte di vestiti vi mostro i jeans. Allora, vi mostro questi due che li ho presi nello stesso negozio e il negozio è Zara. Allora, sono diversi, quindi ve lo descrivo uno per uno. Questo è jeans color jeans. È praticamente formato da due tasche davanti che sono però piccole e da due tasche dietro che sono un po' più grandi. In vita formato da questi ricciolini, quindi appunto una vita molto particolare. E inoltre dentro è formato da questo elastico per stringerlo e allargarlo, quindi adattarlo alle proprie esigenze. Veste attillato, quindi per gli amanti di jeans attillato lo straconsiglio e ve lo mostro. E la gamba è così. Mentre l'altro jeans è di color nero. Allora, anche esso sulla vita molto particolare perché vedete ha queste caratteristiche, anche su due tasche dietro e due davanti che però non sono strette. E questo però non veste attillato, anzi veste con la gamba allarga, però è bellissimo, fidatevi. Anche a me non piacevano, però fanno la loro scena, quindi vi consiglio di provarlo. Inoltre, vabbè, ha i lacci per la cintura, quindi per chi ama mettere le cinture e i jeans è perfetto. E l'altro jeans l'ho preso dal Tallyway. Questo jeans è di tipo strappato, non veste attillato, quindi anch'esso molto morbido, non ha la gamba larga, ma veste appunto giusto. E allora, sulla destra è strappato così, ha qua dei strappi piccolissimi, poi uno strappo qua, ma più piccolo rispetto alla sinistra che sul ginocchio ha un bello strappo e anche qua sulla coscia, un po' sotto all'inguine, molto sotto, però insomma. Vabbè, dietro ha sempre due tasche e anche davanti, molto più ampio rispetto agli altri due jeans. Ha i lacci per la cintura e nient'altro. Molto bello, vi mostro la gamba così per farvi un'idea. Giusto che se lo volete un po' più stretto, visto che comunque non è attillato, prendete o la taglia giusta oppure un po' più sotto della vostra taglia, quindi un po' più piccolo. Poi abbiamo un maglione. Allora, questo preso da H&M. Allora, è di un colore rosino, in verità non so proprio il colore esatto, però siamo lì. È formato da questi diamantini, io chiamo diamantini, poi in verità non so cosa siano, però è molto semplice, ma ha le sue particolarità. Quindi davanti è formato da tutti questi diamantini, dietro semplicissimo, e inoltre è formato da questo colletto che non si vede, però non è come questa felpa, ma ha un colletto. Poi un altro maglione è questo, preso da Bershka, colore azzurrino molto bello. In verità questo non ha chissà che caratteristiche, è molto semplice e molto morbido, però vedete sulla manica queste ondette, è molto ondulato e quindi insomma molto confortevole e morbido, lo amo.
Come ultimo non potrei che non mostrarvi un giubbotto di pelle con cappuccio, quindi questo non manca, con fiocchettino qua davanti e dentro non ha la pelle però, solo fuori, però molto morbido e lo consiglio un sacco. Detto questo, io vi ho mostrato tutti i vestiti che ho comprato circa dopo lockdown un mesetto fa. Se vi piace lasciate un bel like e scrivetemi nei commenti per qualsiasi informazione che io vi leggo. Detto questo, vi mando un grosso bacio e vi aspetto nel mio prossimo video. Ciao!